Ora l'accoglienza delle famiglie ucraine in fuga dalla guerra. Il comune di Udine e la prefettura hanno firmato una convenzione per destinare 100 posti ad una prima fase della loro assistenza. Giovanni Taormina. 45.000 i profughi ucraini transitati dall'inizio del conflitto attraverso i confini del Friuli Venezia Giulia, 15.000 dei quali dal valico di Tarvisio. Un flusso che, ha annunciato il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, negli ultimi giorni è in diminuzione. Questi dati sono stati forniti nel corso della firma di una convenzione tra il comune del capoluogo friulano e l'ufficio territoriale del governo per destinare 100 posti alla prima accoglienza dei profughi. Hanno diritto all'assistenza anche le persone che non sono in possesso dello status di richiedente protezione internazionale. Era stata la prefettura di Udine a chiedere la disponibilità dei comuni e l'amministrazione del capoluogo friulano ha risposto all'appello, firmando un'intesa che ora si concretizza nella ricerca di comunità già specializzate nel reperimento di soluzioni abitative. Queste associazioni dovranno mettere a disposizione nuovi alloggi per ospitare un numero massimo di 100 cittadini ucraini. Abbiamo però forse ormai saturato le strutture di accoglienza in convenzione nostra. Quindi questa possibilità che il Comune di Udine ci dà oggi, avendo 100 posti, insomma, è quanto mai significativa e sarebbe un passaggio importante. Al momento abbiamo 230 posti, ma praticamente li abbiamo quasi saturati, quindi abbiamo un margine proprio minimo di accoglienza. L'importo complessivo massimo della convenzione firmata, che avrà scadenza il 31 dicembre, viene stimato in oltre 750.000 euro. La Giunta ha approvato anche, su proposta dell'assessore Marioni, il servizio gratuito di ristorazione scolastica per i bambini provenienti dall'Ucraina che frequentano le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado statali. La delibera riguarda le scuole comunali di Udine e si riferisce alle giornate in cui è previsto il tempo prolungato o il rientro pomeridiano. Al momento sono 45 i minori già arrivati che frequentano la scuola, numero però destinato a salire.